שלום לכם, קריברי, עוד שמצרשם, שאתם מסיים מן החוק דף כף. הוא נמצא מאוד דף י"ט עמוד ב' על הפינות עם ריגה. מתקיף לה רב הונא. רב הונא וביתו, קונטרצ'ו כדיסא רב, אילקוואלה דיסא כריגוארדו המנחות, פר אסר שהיא אינדיספנסביליטה, דבסר ריפיטוטה ונלג'ה ובסר ריפיטוטה נסגונדה וולטה. כי הגמרא, הרי תשואה כדי רב הונא, הרי מלך ma isale de lo tarabe ikra che il verso non ripete e comunque o me acquame e comunque trattiene, cioè se non fu messo sale, se non fu, la cosa che trattiamo non fu salata, che è invalida. Ditania che non c'è una verità brit me la colami siete e brit amurava mela, che deve essere quella la cosa che viene offerta sull'altare deve essere salata. Di vera Rabbi Yuda. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon non disputa con Rabbi Yuda, Rabbi Shimon è d'accordo con Rabbi Yuda, però lo deriva da un altro verso. Lui deriva da Kan Brit Melech Olami. Shinemar, questo è il patto eterno col sale. Shinemar Le'alan Brit Keunat Olam. Così come riguarda Pinchas, Hashem disse che il erede a Pinchas fece un patto eterno con Pinchas, che lui e tutte le sue future generazioni saranno Kohanim, e Pinchas c'è chi dice che era Yahunavi, e perciò che Shem, se Yevshah le Korbanot ble Okuna, kach Yevshah le Korbanot ble Melach, così come non, i sacrifici devono essere per forza essere fatti da un Kohen, ugualmente il sale è indispensabile per i sacrifici. Amar Rav Yosef, Rav, che tale di Dan svira lei, di Amar lo malach kasher. Ma Rav Yosef dice che no, che Rav è l'opinione che, come nostro Tannà, della nostra Mishnah, che disse, abbiamo sentito la Mishnah, che lo malach kasher, se non salò, che è valida. E perciò Rav anche è d'accordo con questo Tannà, che poiché il fatto che le offerte sull'altare dei sacrifici devono essere ripetuti, e siccome non fu ripetuto, perciò è valido. Amare Abaye, Yahi, lo Yatzak Nami, ma allora ciò che dice la Mishnah, che lo Yatzak, che non versò l'olio, allora forse si potrebbe interpretare che lo Yatzaklal, che non versò affatto, ma non si può dire così, poiché era lo Yatzak, poiché sappiamo che se non fu versato olio affatto, la mincha è invalida, poiché il terzo versamento dell'olio deve essere per forza effettuato, se no la mincha è invalida. Le prime due sono necessarie, ma non indispensabili, come la terza. Perciò bisogna dire che, interpretare che lo Yatzak, siccome sappiamo che se lo Yatzak è invalido, non si può interpretare che se, ciò che dice Mishnah, che lo Yatzak che è valido, no, deve, è sempre invalido. Perciò bisogna interpretare, era lo Yatzak che lo fece, lo Yatzak qui nell'Azar, che lo fece un estraneo. Così bisogna interpretare. Perciò, chiede Abaye, forse si potrebbe interpretare che anche Hanami lo malachque nell'Azar, che ciò che dice Mishnah, che non fosse salato, si riferisce a un Kohen che non salò, ma che un estraneo si salò. E perciò chiede Abaye, contro ciò che dice Rabbi Yosef, che se non salò è valido. Perciò lui è... chiede Abaye, secondo l'opinione di Rabbi Yuda e Rabbi Shimon, che loro sono opinioni che bisogna per forza salare, se no invalida. Risponde come là, risponde Rabbi Yosef Abaye, ma lei, vichita lea dal hash e zar, carebe gabe mizuyach, puoi forse pensare che un estraneo può avvicinarsi all'altare, può salire sull'altare per salare la mincha? No, evidentemente che no, non è assolutamente vietato, poiché c'è scritto in Torah che gli estranei non possono avvicinarsi all'altare, e perciò bisogna dire che ciò che dice la Mishnah, che non fu salato, si riferisce
che non fu salato affatto. E che il Tanà della nostra Mishnah disputa con Rabbi Yehuda e Rabbi Shimon, che secondo loro se non fu salata la Mincha è invalida. E perciò Rabbi l'opinione come il Tanà della nostra Mishnah, che anche se la Mincha non fu salata, che è valida. Bibai teme un'altra risposta, che Kivan dektiva bei Brit, che mandi Tana bei Kra Damia. Siccome c'è scritta la parola Brit, è come se fosse scritto nella Torah, cioè ammette che vi sono altri metodi per causare indispensabilità e non vi è solo una ripetizione, cioè siccome c'è scritta la parola Brit, anche perciò è anche indispensabile. E perciò se non salò, che è invalida. E adesso Chiagmara velotana beikra, ma come fa a dire che non fu ripetuto? Ma sì, fu ripetuto. Per riguardo al sale, c'è scritto: Vektiv, Bechol korban minchatcha bamelatimach. Vediamo che sì, è ripetuta questa e questo comando di salare. Spodagmara, aumi baile, no, questo verso è necessario per un altro insegnamento, non per ripetere, per dire che siccome una ripetizione invalida, ma per un altro insegnamento che dettaglia, abbiamo scelto una priorità, il non è Marco Urban Bamelach, se fosse scritto riguardo a un sacrificio, fosse scritto sale, Shomeani afilo etzim vedam, shinikru korban. Avrei potuto capire, siccome c'è scritto. E la Torah dice: Bechol korban bamelach timlach, e non dice Bechol korban minchatcha, e perciò avrei potuto dire che anche il legname che viene usato per bruciare i sacrifici e anche il sangue che viene asperso, che anche siccome Shenikru Korban, siccome sono chiamati anche Korban, perciò anche devono essere salati. E poiché c'è un verso in Nehemia che dice che il legname anche considerato come sacrificio, vedremo subito, c'è un verso così che dice Korban Aitzim. E siccome anche il sangue anche chiamato Corban. E così dice Rashi. E perché c'è un verso, però Rabat spiega che c'è un altro verso, riguardo al sangue, dice Makrive Dam Ashlamim. Siccome lo chiama Makrive e Dam, vuol dire che Dam è un sacrificio, perché dice, usa la parola Makrive. E c'è un altro verso, c'è un'altra interpretazione di Rabbeinu Hillel che dice, c'è il verso che dice vai krivu bnei Aaron et Adam elav, perciò siccome dice vai krivu et Adam vuol dire che anche il sangue è considerato un sacrificio, perciò avrei potuto pensare che siccome ma mincha mincha de shacharim baim chovala, così come la mincha causa che altre cose siano e necessarie vengono offerte a causa della Mincha, e il riferimento è riguardo al legname, Avkol, così ugualmente gli altri sacrifici che non devono essere salati, che Shachrim Bayin Chovala, che causano che il legname causa che venga anche offerto. E perciò né il legname e né il sangue non devono essere salati. E siccome il sangue e il legname non causano che qualcos'altro deve essere offerto, che non causano che qualcos'altro viene offerta a causa di loro, perciò non devono essere salati. Spero che sia chiaro. La mincha causa che il legname viene offerto. Ma il legname non causa che qualcos'altro venga offerto a causa del legname. Così ugualmente il sangue non causa che qualcos'altro venga offerto a causa del sangue. Perciò né il legname né il sangue non devono essere salati.
Salati intendo che bisogna aggiungere sale, questo intendo. Non che devono essere salati. Chiamala imamin hami fredeci materet, avkoshi matir, avidam shumatir. Ma un momento, Chiamala, ma se è così, se dici che il comez, siccome il comez, la manciata causa che la rimanenza, permette la rimanenza se mangiata dai coanim, perciò perché non dire. E così come il comez causa che la rimanenza, i shiraim, vengono permessi, così anche il sangue anche permette al sacrificio di essere mangiato. Perciò così come il comez è un permettente, così anche il sangue è un permettente, e perciò anche dovrebbe essere salato. Dice la Gemara che no. Talmud Lomar, me'al minchatecha, però me'al damecha. Dice il verso così. Che bisogna, siccome il verso si tratta del sale, dice lo tajmit me la gabrita lo kecha me al minchatecha, ma siccome non dice me al damecha, perciò solo la mincha deve essere salata, ma non il sangue. Chiamala yaholte mincha kulat unamera. Momento, perché non diciamo allora che tutta la mincha deve essere salata e non solo la manciata, anche il resto, la rimanenza che viene mangiata con lui, anche deve essere salata. Dice qua no, che poiché dice il verso Talmud Lomar, c'è scritto Korban, Mechol Korban Menchatcha Melach Timlach, perciò Korban ta un melach, ve'en mincha kulat una melach, solo ciò che viene offerto sull'altare viene deve essere salato, ma non tutta la mincha, tutto il resto anche. Dice qua no, veni e la comez, minan rabot talbona, questo si riferisce alla manciata, da dove so che e la Levonà, la Bosveglia serrata, e Olibano, e Frankincenso, sono tutti sinonimi. Da dove sappiamo che non deve essere salata, forse anche deve essere salata? Risponde ancora, Marbe ani et alvona, sheken baima biklicha. Sì, infatti la Bosveglia serrata deve essere anche salata. Chiamala, Minale Rabot, da dove sappiamo che Alvona Babi Fneatsma, da dove sappiamo che se uno fece un'offerta di solo frankincenso, che deve salarlo, ed ugualmente Ulvona Babi Bevesichin, e il frankincenso che viene offerto assieme a Lechem HaPanim, che deve essere salato, Beaktoret, e l'incenso anche deve essere salato, e tutto ciò che adesso viene elencato anche. E vuole insegnare che deve essere, cioè chiede da dove sappiamo che tutte queste offerte devono essere anche salate. E Milchat Kohanim, una Milchat di un Kohen che viene sempre bruciata totalmente, un Milchat Kohen Mashiach, che il Kohen Gadol, che deve offrire 2 volte al giorno una Milchat che viene bruciata anche totalmente, un Milchat Esachim e una Milchat che viene offerta assieme a un sacrificio assieme al quale viene anche offerta una libagione che anche viene bruciata completamente ed ugualmente i murei hatat e gli organi di una hatat i murei asham e gli organi di una asham i murei kodesh kodeshim e gli altri kodesh kodeshim come le pecore, 2 pecore vengono offerte di Shavuot vi morei Kodashim Kalim e gli organi di Kodashim Kalim. Kodashim Kalim sappiamo che sono Bechor, Maaser, Tamid, Tamid è un tipo di Shlamim, Pesach, e metto Bechor, Maaser, e Todah e Pesach. E questi sono che devono essere. Anche che gli Urim devono essere salati, ve evrei Olah, e gli organi dell'Olah, l'Olah è l'olocausto che viene bruciato completamente, tranne la pelle che viene data dai coni, e Volata Of, un'Olah di un volatile che viene bruciato anche tutto completamente sull'altare, Minai, dove sappiamo che tutte queste offerte devono essere salate, Tamulomar, Akol Korban Chatat, Akri Melach, che perciò è necessario questo verso.
per insegnarci che tutte queste offerte devono essere salate. E perciò questo verso, al Kol Kol Ben Chata Kriv Melach, viene a insegnare che deduciamo qualcosa da questo verso e non è una ripetizione per dire che è indispensabile che, per insegnare che se non fu salato che rende la Minchah invalida. No, la Minchah non è invalida perché non abbiamo una ripetizione del verso. Abbiamo studiato già che ci vuole una ripetizione del verso per insegnare l'invalidità. Amar Mar. Adesso torniamo un istante alla Gemara. Guardate per favore, contate 13 righe da sopra e vedete che dove inizia questa braia. Questa è tutta una lunga braietà che abbiamo visto adesso. L'Ichi de Tanya inizia qui. Ilo Neemar, Korban Melach Shomeani, Efilu Etzim, eccetera. Tamulomar, Mincha, ma Mincha Miuchedet Shachrim Baim Chovala, Av Kol Cherim Shachrim Baim Chovala. Abbiamo studiato questo. Perciò dice, spiega che la parola Mincha, quello che dice Kol Minchatcha, Takrimelach, Mincha che insegna che qualcosa che causa, che qualcos'altro viene offerto, cioè il legname, così perciò qualsiasi altra cosa che anche causa che venga offerta qualcosa, come la Mincha, che è simile in questo aspetto alla Mincha, che anche deve essere salata. Questo abbiamo studiato. Adesso guardiamo, perciò vediamo che questa è la ragione per la quale tutte le cose che hanno questo aspetto, che causano qualcos'altro, cioè al legno che serve a bruciare il sacrificio, significa che deve essere salato. Adesso guardate un po' più avanti, 2 righe, prima che le righe diventano larghe. C'è scritto, Minale rabote talevona. Sì? Marbeni talvona shekel ba ima bikli echad. E questa è l'ultima riga che è stretta. Da dove sappiamo che bisogna bruciare, scusi, bisogna salare la levonà? Poiché mi hanno offerto lo stesso utensile come il comez. Ma chiede come là adesso? Abbiamo visto che la ragione è poiché paragoniamo ma mincha miuchede shachrim baim chovala avkol shachrim baim la chovala. E adesso dice un'altra ragione, ma la ragione dell'Elevonà è anche per la ragione che causa qualcos'altro di essere come il legno, perché anche la Levonà deve essere bruciata col legname. E com'è che dice un'altra ragione adesso? Dice Marbe Anita Levonà, Shekel Bai Ma Bikli Echad. Questo chiede adesso la Gemara. Adesso vediamo quello che dice ora. Amar Mar, questo abbiamo, tornando a quello che abbiamo detto. Eniela, adesso questa è una ripetizione di quello che abbiamo studiato nella varietà. Eniela, comets, minale rabot talvona, quello che abbiamo appena menzionato adesso. Marbani talvona, shekem ba ima bikli echad. Bene. Beamra, maledizio, abbiamo detto che la ragione è ma mincha miuchedet shachrim baim chovala. Un'altra ragione, non è questa ragione poiché viene offerto lo stesso utensile. Risponde, guarda, achikema, questa è la spiegazione. Eima. Forse la spiegazione è che il verso adesso viene interpretato nella maniera di Klal Uprat Uklal. Prima dice Klal Uprat, che Korban Klal, Umincha Prat, Klal Uprat, Emba Klal, Emba Sheva Prat. Questa è la regola che quando studiamo e deduciamo Klal Uprat, che diciamo che Klal è generalizzazione. Prat è specificazione. Perciò, Emba Klal e la Masheva Prat. La generalizzazione include solo ciò che può essere incluso nella specificazione. Perciò, Mincha in, Midachrinelo, solo la Mincha e non qualcos'altro. Adalmar, però, dopo di ciò, aggiunge un'altra generalizzazione. Al Kol Korban Ha, Takrimelach, perciò, Chazar ve Kalal. Adesso generalizzò nuovamente e perciò è Klal Uprat Uklal, Yatadan è la che è la Prat, perciò cosa simile al Prat, ma Prat Mefurash Shachrim Baim Chovala, così come la Mincha che riguardo a essa è specificato che
causa qualcos'altro di essere offerta a causa adesso, cioè il legname, ugualmente tutti gli altri sacrifici che causano al legname di essere offerto a causa d'essi. E perciò, Achrim de Baim Chovala, Mainio, quali sono le altre cose? Etzim, sei legname, Afkor Etzim, perciò qualsiasi sacrificio o altra offerta che richiede il legname per essere bruciato. E chi è Gmarà? Ema Levona. Ma forse potremmo dire, così come vi è l'obbligo di offrire la Levona assieme alla Mincha, e perciò, perché non diciamo che nella stessa maniera come Prat, che ogni sacrificio che causa qualcos'altro di essere offerto con esso, Vaititam Deikan Sachim. E perché non diciamo che anche il sangue causa, perché vi sono dei sacrifici riguardo ai quali viene offerto il sacrificio e anche delle libagioni. E perciò, siccome il sangue causa le libagioni offerte, perché non diciamo che bisogna salare anche il sangue? Risponde Gemara, poiché nei Sachem non vengono offerti a causa del sangue, poiché essi vengono offerti bade morimu deato, vengono offerti con gli organi. Maitama, achila ushtia, così come una persona mangia e beve durante un pasto, così ugualmente anche figurativamente, diciamo, e anche l'achilat misbeach e anche achila ishtia. Ma chi è Gmara? Adrava, ma possiamo dire invece che le libagioni vengono offerte poiché vi è kapara v'simcha, che il sangue è capo l'espiazione, e la libagione è per la gioia di essere stato adesso ripulito da tutte le colpe, e perciò, è per questa ragione che viene, perciò è il sangue che causa la libagione di essere offerta e non gli organi. Perciò non diciamo che achila ushtiam, ma bensì kapara v'simcha, perciò fa parte sì del sangue. Perciò dovremmo allora dire che il sangue deve essere salato anche. E la levona ba'ima b'klechad, seconda Gemara. Anche se diciamo che la levonà viene offerta e anche le libagioni vengono offerte a causa, cioè la mincha causa la levonà di essere offerta e il sangue causa la libagione di essere offerta, ma non si possono paragonare, poiché levonà va ima b'klichat. La levorà viene offerta assieme a Micha in un utensile, lo stesso utensile, mentre invece nei Nezachim e Baim Miklichat, che non vengono offerti nello stesso utensile, vengono offerti in un utensile diverso dal sangue. Avale Zim, però riguardo ai legni, al legname, chi è che de mitkasha behu mincha, ah, mitkasha behu kulu kolmano, così come la mincha e necessita il legname per essere bruciato, così ugualmente è necessario il legname per tutti gli altri sacrifici. Ora torniamo indietro per spiegare tutta questa sughia, che immagino che non è così chiara. Allora, Gemara prima di tutto dice vuole derivare da Klal Uprat. Se diciamo Klal Uprat, allora deriviamo solo Mincha e non tutti gli altri sacrifici menzionati in questa braità che abbiamo menzionato, tutta lunga lista. Perciò ho obbligato di usare il verso al Kol Korbanecha per creare invece di Klal Uprat, Klal Uprat Uklal. E perciò sono incluse le altre offerte menzionate e elencate nella braità. Adesso chiede Gemara, allora se è così che dici che se vuoi usare questo principio, qualcosa che causa qualcos'altro di sofferto, cioè il legname e la mincha causa che il legname scusi, venga offerto. Allora, perché non diciamo
che anche riguarda il sangue, che causa al Nesachim, alle bagioni che vengono, anche le bagioni vengono offerte a causa del sangue. E perciò dovremmo giungere alla conclusione che anche il sangue deve essere salato, così come la Minchà deve essere salata. Shemara no. Perciò abbiamo bisogno di questa spiegazione che viene messo che l'olivano viene messo nello stesso utensile assieme alla Minchà, alla Kvitsà. E questa è la ragione per la quale anche l'olivano deve essere salato, mentre invece riguardo alla libagione è un'offerta separata, che non viene messa nello stesso utensile come il sangue, perciò non si possono paragonare i due casi. E poi spiega questo Achila Ushtia, Drava Kappara, Simcha, va bene, e che riguardo alla libagione, alla relazione della libagione e al sangue. Però adesso dice che riguardo al legname, il legname è una cosa che necessaria per poter creare, terminare quest'offerta della Kmitzah. E ugualmente tutte le altre offerte necessitano il legname per terminare quello che dice ancora Mitkashra Beumincha, che viene terminata la cosa, che si può concludere questa offerta. Mentre invece l'offerta della libagione è separata dal sangue. Sono due cose separate e perciò sono due cose, cioè non è che la libagione causa che il sangue che viene asperso che lo renda valido, non c'entra, sono due cose separate. Al contrario, il sangue che causa la validità della libagione, perché c'è una machloket riguardo a ciò, tachamim, e come abbiamo già studiato questo. E spero che è chiaro. Adesso questa sughia è un po' più chiara. Adesso chiaro come va? Vema, ma prat mi forash acherim baim chovala umateret, av kol shacherim baim chovala umateret, umainiu levona abav bibesachin, tishar yalechem. Cioè, perché invece di paragonare tutti questi casi che hanno una cosa in comune, che causano che qualcosa viene offerta per loro, cioè il legno, il legname, perché non diciamo invece, paragoniamo qualcosa che ha due caratteristiche, ossia questa caratteristica e anche che è un permettente. E perciò non possiamo paragonare a tutti gli altri casi, ma possiamo paragonare solo al caso di Levonah Abba Bevasichin, che permette il pane, cioè l'olivano che viene offerto nei due contenitori, che permette l'echem apanim. E a Balmi Dachrin no, però qualcos'altro no. Risponde Gemara, no. Mit Itzrich me al minchatecha velo me al damecha, ossia, umichlal danach kulu atu bechatzad. Ok, dice così. Se considerassimo i casi aventi due similitudini, allora il caso del sangue sarebbe automaticamente escluso dall'essere salato, e senza che il verso lo escluda. Ma siccome la Torah lo esclude, vuol dire che consideriamo solo i casi aventi una similitudine. Forse non è chiaro, lo ripeto, benché lo potete ascoltare nuovamente. Se considerassimo i casi aventi due similitudini, allora il caso del sangue sarebbe automaticamente escluso dall'essere salato, poiché, e senza che il verso lo escluda, perché è escluso da solo, perché ha solo una similitudine e non due. Ma siccome il verso lo esclude, giusto? Abbiamo detto me'al minchatecha velo me'al damecha, vuol dire che consideriamo solo i casi aventi una similitudine. Spero che è chiaro. Se non ascoltate nuovamente, non ho altra soluzione. E perciò, Miklal De'anu, perciò sì, dobbiamo dedurre da ciò. De'anach kulu atu bechatzad. Perciò consideriamo solo i casi aventi un aspetto in comune.
Amar Mar, tornando a ciò che abbiamo studiato, Me'al Minchatecha velo Me'al Damecha. Ve'ema Me'al Minchatecha velo Me'al Evarecha, perché invece non diciamo, invece di dedurre escludendo il sangue, perché non escludiamo gli organi? Dice Gmara, risponde Gmara, mi sabra Evarim Haveri Rebuye, dobbiamo, è più logico di includere gli organi affinché siano salati, Sheken, poiché Siman, adesso vedremo il Siman, queste lettere sono un mnemonico, sono iniziali di quello che sta per dire adesso, poiché vi sono alcuni aspetti in comune, Acharim Bain Chovala Kimota, che entrambi, sia la mincha e sia gli organi, hanno bisogno di legname per essere bruciati. Ishim Kimota, entrambi vengono bruciati sul fuoco, e il sangue no. E come il primo caso, anche il sangue non viene, non ha bisogno di legname. Bachus Kimota viene fatta sull'altare esterno, mentre invece il sangue viene, ci sono sacrifici che vengono, il sangue viene offerto dentro il santuario, dentro l'edificio del santuario. Notar Kimota, così come la mincha, che non ha, non ha il problema di notare, che di rimanenza, cioè il sangue non ha il din di notare, mentre invece gli organi e la mincha hanno il din di notare, cioè ciò che rimane, che se rimane oltre tempo, che non può essere consumato. Tuma, che se mangiò sia la rimanenza o sia il sacrificio avente un'impurità del corpo, e riguardo al mentre invece riguardo al sangue non c'è il problema di tumà, di impurità. E Mila, che se ebbe un beneficio della una frutta, e comotà, e riguardo agli organi, anche via il divieto di sacrilegio, così come riguardo alla mincha. Mentre invece riguardo al caso di sangue non c'è mila. Chiamarà Adraba, dama vele riboi, invece avrebbe dovuto al contrario comparare al sangue, poiché vi sono similitudini, sheken, matir kmota, poiché, scusi, il sangue è un permettente e anche il comez è un permettente, e nifsal bishkata chama kimota, e anche è reso invalido al tramontare del sole. Risponde Gmara, anach nifishan. No, i primi casi sono più numerosi, perciò paragoniamo agli organi e non al sangue, perciò gli organi devono essere salati, così come il comez, e il sangue no, non deve essere salato. E siccome adesso comincio una nuova studia, perciò terminiamo qui e che ci benedica.